Siamo sulla grande strada delle Dolomiti e stiamo salendo verso il Passo Falzardo. Giriamo seguendo le indicazioni per la frazione di Castello e seguiamo per circa un chilometro questa stradina fino a trovarci di fronte allo spettacolare castello medievale che sovrasta la valle, il castello di Andraz, ed è da qui che comincia il nostro giro. Ciao a tutti, siamo sul Col di Nana, eccolo lì. Stiamo salendo verso la Forcella Sif, dove c'è un bivacco, una specie di bivacco, non ho trovato praticamente nessuna informazione in internet, però dovrebbe esserci almeno qualche panchina dentro, qualcosa per permetterci di dormire. È un po' tardi, però dovremo riuscire ad arrivare prima del tramonto. Domani, dalla Forcella, saliamo, facciamo il Monte Sif se riusciamo e poi passiamo al Col di Lara e dopo torniamo giù, chiudiamo l'anello, quindi un bel giretto, andiamo. Allora, tecnicamente il bivacco Sif è quello là. Manca ancora un pochino. Dalla Forcella la vista è spettacolare, si vede tutto il gruppo del Sella col Pizboè, il sole che tramonta sopra il passo Pordoi e la regina delle Dolomiti, la Marmolada. L'obiettivo di domani mattina, ossia il Monte Sif, e la sua cima gemella, il Col di Lana. Poi più verso sud, la sagoma inconfondibile del Civetta e poco più in là, dietro il passo Giau, il Pelmo. E alla fine, verso Cortina, il Sorapis, la Tofana di Rozes e il piccolo Lagazuoi. Allora, alla fine siamo arrivati abbastanza puntuali al tramonto. Bellissimo qui in cima e spero che le riprese del drone abbiano reso un po' l'idea. E basta, adesso stiamo scollinando, qui c'è un crocifisso e subito dopo dovrebbe esserci il rifugio, speriamo sia aperto, speriamo sia confortevole e speriamo di non morire di freddo. Prova, vai. Aperto. Due tavolate e qualche panca, però dovrebbe almeno mettiamo le panche da una parte, uniamo due tavoli e fare un ballettone, ci mettiamo sopra così siamo proprio al caldo. E c'è anche questa bella finestrella. Thank you.
che lui si è portato le sue cose per dormire. Ecco qua, Luigi. Ci siamo. Buono mio. Ok, comincia a far freddino, per cui ci siamo imbacuccate. E prendiamo sonno. Qui ci sta dormendo. Quindi notte. Buongiorno. Ciao. Ciao. Ora per saltare dentro la sua coppia, no? Per lui. Ciao, scusa, no. Allora, questa qui è una webcam che c'è sugli impianti al passo Campolongo. Noi siamo esattamente qui dietro. E il termometro segna meno 12,4 adesso che sono le 8:20. Thank you.
Ok, abbiamo ripulito tutto e sistemato com'era. Partiamo. Siamo praticamente arrivati. Ora questi zainetti. Ad andare sul Col di Lana, ci accontentiamo del SIF e adesso dobbiamo scendere per di qua e dobbiamo incrociare il sentiero storico del Col di Lana che taglia tutto lì. Giriamo attorno al Col di Lana e poi scendiamo. Tu ci hai visto qualcosa? Clicca Moshi. Guarda quanti. Puzzi, sì, meno problemi. Abbiamo mancato il sentiero, quello là, quindi dobbiamo tagliare sulla neve adesso. Ancora i resti di vaia. Ottimo, da qui si vede il castello. Eccolo lì. Sembra un miraggio perché abbiamo fatto gli ultimi 200 metri di salita che ci hanno tagliato le gambe, soprattutto la Zeudi, poverina. Siamo provati. Allora, il giretto è stato lungo circa 14 km con poco più di 1000 metri di dislivello, quindi niente di impossibile. Come alternativa si poteva salire direttamente al Col di Lana, dove c'è un altro bellissimo bivacco, il bivacco Brigata Alpina Cadore. Sicuramente con molti più comfort, ma questa volta volevamo provare qualcosa di più spartano e ci siamo stradivertiti. Spero le immagini vi siano piaciute, alla prossima!